Ciao e buon campionato e buona domenica a tutti dal Calcio Secondo Quiri. Siamo arrivati al video dei pronostici della 17ª giornata di Serie A, quindi siamo quasi al giro di boa, tempo 15 giorni e terminerà il girone di andata. I tre pronostici in forma scritta di ieri sono andati abbastanza bene per me perché ne ho azzeccati 2 su 3. Ho azzeccato infatti la vittoria casalinga dell'Empoli sul Cagliari, ho sbagliato il pronostico di Milan e Atalanta, avevo pronosticato la vittoria del Milan, invece è stato 0-0 tra i rossoneri e i nerazzurri di Gasperini, e ho azzeccato, ho preso la vittoria casalinga della Juventus contro la Roma. Ora restano gli altri 7 pronostici di questa giornata e quindi partiamo con la solita sigla. Via ai pronostici secondo Quiri. Sassuolo-Inter è l'anticipo domenicale della 17ª giornata di Serie A, il primo risultato che Quiri tenterà di indovinare. Il Sassuolo è nei guai sia come risultati sia come infortunati, infatti l'infermeria di Di Francesco è piena, anche per questo vedo favoriti i nerazzurri di Pioli, che tra l'altro vengono dalla vittoria casalinga contro il Genoa nel turno precedente. Credo che l'Inter possa spuntarla in terra emiliana. Sassuolo, Inter 2. Il secondo pronostico è quello tra Chievo e Sampdoria, appaiate in classifica a quota 22 punti, il Chievo ha qualche assenza, però è sempre una squadra tosta e la Sampdoria secondo me ha maggior qualità. Credo che tra queste due squadre possa venire fuori un match equilibrato. Chievo, Sampdoria, X! Terzo pronostico che tenterà di indovinare Quiri è quello tra Napoli e Torino, una sfida molto affascinante e molto incerta tra due squadre che stanno andando bene. Infatti il Torino, nonostante abbia perso il derby negli ultimi minuti con la Juventus, sta andando fortissimo, però il Napoli gioca in casa e secondo me ha complessivamente maggior qualità, sarà sostenuta dal suo pubblico. Vedo perciò favoriti i partenopei. Napoli, Torino, 1. Il quarto pronostico che qui tenterà di indovinare è quello tra Pescara e Bologna. È vero che il Bologna non sta andando particolarmente bene, non è in un gran momento di forma e fa fatica a segnare, però il Pescara di Oddo, se va bene, sta andando ancora peggio. Credo quindi che la squadra di Donadoni possa essere corsara in terra abruzzese. Pescara, Bologna, 2. Alla Dacia Arena si sfidano Udinese e Crotone. È vero che il Crotone non è più la Cenerentola di inizio campionato, però la differenza tra le due compagini mi sembra veramente tanta, l'Udinese gioca anche in casa e quindi i friulani credo che possano vincere agevolmente questo match. Udinese, Crotone, 1. Prossimo risultato che qui ritenterà di indovinare è quello tra Genoa e Palermo. Il Palermo completamente alla deriva, sta toccando i minimi storici la squadra palermitana, il Genoa viene dalla sconfitta onorevole a San Siro, infatti i rossoblù di Juric si sono comportati molto bene contro l'Inter, credo che anche su questo match non ci sia molta storia. Genoa, Palermo, 1. Siamo arrivati all'ultimo pronostico della 17ª giornata di Serie A, è quello tra Lazio e Fiorentina, un altro dei big match di questo turno di campionato. La Lazio sta andando veramente forte col suo calcio pratico e redditizio, la Fiorentina si è ripresa, si gioca all'Olimpico, le due squadre si equivalgono più o meno come valori, sono due squadre qualitativamente molto forti, credo possa uscirne una bella partita e anche un pareggio. Lazio, Fiorentina, X! Bene, anche con i pronostici secondo Quiri della 17ª giornata è tutto. E come detto, ieri ne ho azzeccati 2 su 3, quindi sono già sulla buona strada, speriamo, per questo turno di campionato. L'obiettivo, come sempre, minimo sindacabile di Quiri è il 6 su 10, ma con uno sguardo sempre al 7 su 10 o all'8 su 10. Vedremo come mi comporterò in questa giornata. Io vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, al Calcio Secondo Quiri, al gruppo di Facebook e alla pagina di Facebook con lo stesso nome, Calcio Secondo Quiri, e vi do appuntamento
all'inizio della prossima settimana con il promosso o bocciato di questo video, quindi con i risultati azzeccati o sbagliati da Quiri e con gli up and down sempre della 17ª giornata. Vi auguro una buona domenica e un buon campionato a tutti da Quiri. Ciao!